Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Questa sera siamo qui per parlare, per discutere, vi presento la mia squadra. Allora, prima di partire vi ricordo sempre di lasciare un like, un commento e di seguirmi sul mio canale Viola, che tutte le sere siamo in live su GTA e FIFA. Quindi ragazzi, se non siete iscritti, iscrivetevi e partiamo. Partiamo dal portiere, Van der Sar. Van der Sar, sculato ieri dal Lycon Mid, giocatore molto, portiere molto 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 forte, buono sulle uscite, buone dai rigori, fa anche molti molti miracoli. I tre centrali di difesa, il mio preferito per quanto mi riguarda, Bastoni. Bastoni fiduciario, una sicurezza, soprattutto in un 5-3-2, se uscite con i terzini che vi fanno anche da ala, lui con la sua velocità che aumenta a 90 con Umbra, lui si mangia veramente tutti, tutti, tutti quanti. Cannavaro è uno dei centrali di difesa più forti che io abbia mai provato. È una delle versioni, diciamo, più scarse di Cannavaro. Lycon Mid. C'è anche mio fratello. Poi abbiamo un difensore molto, 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 molto forte. Varane, giocatore buggato come tutti conoscete. Da sicurezza anche lui in velocità con 92. E questi sono i miei tre centrali. Li uso tutti e tre con Umbra. E Van der Sar li uso con Guanto. Poi passiamo ai due terzini che vi fanno anche da esterni. Primo terzino, Cuadrado. Cuadrado, veramente, veramente un ottimo giocatore, ragazzi. Non so cosa dire su questo giocatore. È un'ottima carta che linka Ronaldo a 10. Se non usate il 5-3-2, io utilizzo il 5-3-2. Poi abbiamo Mendy. Mendy, giocatore praticamente, visto che non c'è nessuna carta speciale al momento, giocatore meta, fortissimo come giocatore, come terzino, come esterno, come attaccante, può fare di tutto. Passiamo al nostro centrocampo. Il centrocampo, Tonali. Tonali con i passaggi, fortissimo, consigliato, e vi dà, essendo italiano, vi dà il modo di linkare ad esempio Bastoni a 10, perché vi dà la tripla. Essien Mid, l'Essien del Real Madrid, veramente non so che dire, un mostro per quanto riguarda la difesa e il fisico, e il passaggio anche non c'è male, mi ha fatto anche qualche golletto in VL, e è buono anche, diciamo, da CDC, soprattutto da CDC. Se vuoi usare il 5-3-2, vi consiglio di non far uscire sempre i centrali, ma di far uscire sempre i CDC. Poi, il centrocampista che diciamo viene messo in attacco è Renato Sanchez, per l'intesa Ronaldo, ecco. Renato Sanchez molto forte come centrocampista ad impostare, è veramente un mostro, molto piccolo in game, ma nel suo piccolo c'è del buon vino, quindi si fa sentire molto. E niente che dire, questo è il mio centrocampo, un centrocampo veramente fortissimo, micidiale. Passiamo all'attacco. Partiamo da Cristiano Ronaldo Flashback, ragazzi. Non avevi soldi appunto per farmi il base. Cristiano Ronaldo Flashback mi ha fatto, di precisione adesso vi dico, mi ha fatto 234 partite, 266 gol. Giocatore fortissimo, in area di rigore non sbaglia quasi mai, di testa anche, punizioni molto forte. Il 3 di piede debole, ragazzi, è molto falsa perché lui segna di destro e di sinistro. E poi passiamo a un giocatore meta, Kylian Mbappé, ragazzi. Kylian Mbappé, lui mi ha fatto invece la bellezza di 398 partite, 391 gol. Allora, ragazzi, gli stili intesa consigliabili che io utilizzo per l'attacco sono per Ronaldo Cacciatore e Mbappé Falco, mentre per il centrocampo tutti Essien e Renato Sanchez con Umbra e Tonali con Ancora. I due terzini, tutti e due con Ancora, i tre centrali, tutti e tre con Umbra e portiere con Guanto. Andiamo a parlare della mia panchina, questa è la mia panchina. Voi direte, Nino, il migliore in ogni ruolo. Allora, in attacco sicuramente il migliore è Ciccio Caputo. A centrocampo il migliore che ho è Franco Cissio, upgradato. Poi
I due terzini di fascia che poi mi fanno tutta la fascia, qui c'è una vasta scelta perché io uso Singraven, Vázquez, De Lofeu e Van Bergen. Il migliore per quanto riguarda la destra, scelgo Van Bergen. Vázquez mi ha fatto un gol decisivo, però Van Bergen ha più velocità. E per quello di sinistra scelgo Singraven. Come diciamo esterno che potrebbe fare pure l'attaccante tra De Lofeu, Maret e Çalhanoğlu, scelgo De Lofeu. Quindi ragazzi, questa è la mia squadra da 3 milioni, 3 milioni, 3 milioni di crediti. Sono veramente orgoglioso di questa squadra. Non, diciamo che Van der Sar l'ho trovato dall'Icon Need e anche Cannavaro. Due non scambiabili e gli altri invece sono tutti scambiabili, ovviamente, oltre Ronaldo, Tonali. Ronaldo ci ho speso 20k perché mi serviva un if. E quindi ragazzi, da Nino Gamer è tutto. Io vi ringrazio per la visione di questa squadra. Mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi. Da me è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!